è un professionista a 360 gradi, sa leggere un bilancio, sa leggere una bolletta e conosce bene tutti i prodotti che fanno risparmio, che fanno ecologia, che abbattono l'impatto dell'azienda rispetto all'ambiente. L'iter formativo del grid manager in realtà può svilupparsi su due fronti, da un punto di vista economico-finanziario, proprio perché deve comunque la figura cercare di limitare e contenere, ridurre i costi all'interno dell'impresa, e dall'altra parte può svilupparsi su un profilo tecnico, quindi più prettamente tecnico-ingegneristico. I sbocchi professionali in Italia e all'estero sono sicuramente numerosi, perché oggi più che mai è avvertita da tutti in tutto il mondo l'esigenza di utilizzare fonti alternative d'energia, ridurre le emissioni e nello stesso tempo contenere i costi in conto economico dell'azienda privata o dell'ente pubblico che sia. Quindi sicuramente il green manager troverà sbocchi da un punto di vista occupazionale da qui ai prossimi anni. Oggi l'energy manager molto, molto spesso è chiamato più a fare quello che si chiama tecnicamente audit, cioè a fare un quadro della situazione che a fare proposizioni di intervento. Un'altra grande realtà che noi vediamo in questo momento sono tutti i circoli sportivi, perché i circoli sportivi che nascevano con l'idea del guadagno fatto sulla ristorazione, fatto sul food, in un momento in cui la ristorazione è particolarmente satura in termini di offerta, si sono resi conto che bisogna ritornare nell'ottimizzare i costi nel core business, quindi fra il costo di iscrizione del cliente e il costo di gestione, perché l'ammortamento sta all'interno del resto, e quindi sono diventati un grande mercato per chiunque faccia da produzione di energia verde a illuminazione a basso costo a abbattimento di dispersioni.